sono uno scanso un pezzetto per lei, Giulia. Guarda, voglio parlo perché... Niente, è successa una disgrazia quando ero piccolo, che i genitori dissero, vabbè, a Befana, un giorno a Befana, che famo che non dormo? Mi hanno portato una chitarra, ma mi sono trovato una chitarra di quelle da bambini, dentro casa, un giorno a Befana. Che è successo? Che ne sapevo? C'avevo 6 anni. E la prima cosa che ho fatto, l'ho smontata. L'ho fatta tutta quanta a pezzi. Dopo una settimana la chitarra era tutta quanta a pezzi. Diceva, rotta la chitarra, l'ho fatta tutta giù. Dovevo vedere com'era fatta. Questa è carina perché la prima chitarra che ho fatto, un pezzaccio di legno, ma proprio accio, un amico mi regalò un manico di modello Telecaster. E io così, un avanzo di bottega, feci questa chitarra a forma di Telecaster. Stasera non sta qua perché sta pizzata da un'altra parte, pure mezza smontata. E montai questa Telecaster, proprio fatta da capo a piedi, con sto manico. Non l'ho più rimontata, ne ho fatte altre, a un certo punto ho detto, vabbè, queste ce l'hanno tutti, io voglio fare un disegno mio e voglio fare un suono mio, un suono che l'ho fatto io, una cosa da capo, che è quella che perché sono stato sempre curioso di vedere quello che succede. Per fortuna mi andava bene, un po' per esperienza, un po' per logicamente tutti i materiali che ho selezionato, ho selezionato tutto molto molto accuratamente. Perché ci tenevo a scoprire cose, ci ho sempre tenuto a scoprire cose. Per esempio pure questo, quando ci ho messo le corde per vedere se funzionava, che mi ha funzionato, dico, ehi, mi ha funzionato! Era soddisfazione. Bene ragazzi, saluto tutti. Io mi chiamo Giovanni Frezza. Questa è la mia bottega, costruisco varie cose, faccio restauri e via discorrendo. Stiamo a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, situati sulla necropoli falisca di Pene, è una necropoli famosa. La bottega sta proprio qua sopra. E facciamo queste cose. Adesso possiamo parlare di quest'ultimo strumento che sta in costruzione, deve essere ultimato. Ho pazienza, però piano piano ci arriviamo. Continuo. Bene, per una questione sempre di ergonomica,
tutti gli strumenti che costruisco, io li metto sempre su un tavolo in piedi e devono stare dritti. Se sta dritto, vuol dire che è bilanciato, è facile da usare, da suonare. Quella è la cosa più importante. Riguardo ai legni, i legni sono legni scelti, non mi metto a dire tutti i nomi di ogni pezzo di legno, però sono legni stagionatissimi. Posso dire che, per esempio, questa parte centrale è stata smontata, era un pezzo di pavimento che hanno smontato in una casa a Londra dell'Ottocento. Quindi il legno è secco, è proprio secco, e quindi suona. Questi altri legni li ho comprati in segheria, ma erano già belli stagionati, e poi io in bottega ce li tengo, non è che li uso subito immediatamente, perché devo aspettare un po' di tempo, perché al momento del taglio logicamente il legno potrebbe muoversi, e quello non deve succedere. Quindi preferisco stoccare e tenere per diverso tempo i legni, in modo che quando li taglio mi rimangono fermi, e poi gli incollaggi li faccio con una colla speciale che si usa per nautica, che in pratica regge l'acqua, anzi, se poco poco ci dovesse succedere che l'aria è umida o robe del genere, la colla diventa ancora più effettiva, e poi resiste anche al calore, non nemmeno prende fuoco. È una colla abbastanza costosa, però è una garanzia che una volta incollato non si stacca. Altro per quello che riguarda le rifiniture, bisognerà riprendere un attimo, perché questo qui è tutto da rifinire ancora. Bisognerà prendere quelli che già sono pronti, poi arriveranno dei ragazzi che faranno logicamente una dimostrazione, accenderemo gli amplificatori, anzi, se il cameraman si può accostare un attimo, noi qua abbiamo questa cosa, questo apparato che, come posso dire, vabbè, facile. Lui è del 1964, l'ho restaurato e funziona perfettamente. Lui, questo qua, me lo sono fatto costruire appositamente, e posso dire il nome, e ne sono orgoglioso, dal signor Remigio Capecci. Remigio, lui costruisce impianti di alta fedeltà a valvole. Infatti qui è pieno di valvole, e in più mi ci ha messo addirittura quattro trasformatori. Di solito ce ne servono sempre due, e con due funzionano tutti. Lui, Remigio, gli ho spiegato questa cosa, che siccome che lui fa benissimo gli impianti hi-fi a valvole, gli ho detto facciamo un impianto, una cosa, un amplificatore che vada bene per chitarra, ma che sia di alta fedeltà. Non voglio sentire ronzii, non voglio sentire rumori, non voglio sentire niente, devo sentire soltanto il suono. Remigio Stanepi. Questo è il banco mio, un po' impicciato.
Ieri mamma ha comprato una latta d'olio. Io dico, mo questa ci faccio una cosa, che poi è pure stata rivista e va bene. C'avevo questo manico che è riciclato, è sempre un manico mio, e farò questa cosa un attimo solo, perché ci metto, logicamente, invece di quei magnetacci da 2 lire, ci metto. E poi vediamo che cosa succede. A me piace fare esperimenti, però con materiali di qualità alta, perché poi il risultato finale è quello che conta. Posso pure metterci una cosa qualsiasi, basta che prende, però mettendoci una cosa, un magnete di qualità alta, vediamo una latta d'olio quello che combina. Il legno è sempre un pezzo di legno di quelli buoni. Questo addirittura, questo si chiama piuma di rosa. È un legno costosissimo che usavano gli ebanisti de Versailles. Questo qui è uno dei miei muletti, che in pratica la uso se quando mi serve, perché è facilissima da usare. Il manico è della Schecter. Il body l'ho fatto io, logicamente. I magneti sono vecchissimi, anche i magneti sono della Schecter, e c'ha un sistema di elettronica un po' particolare, che in pratica ha un segnale molto molto più alto di quello che può essere una normale Stratocaster. E poi ne vedrete anche un'altra. Abbiamo fatto in modo abbiamo ottenuto il segnale che è tipo strato, molto più potente, ma che però allo stesso tempo rimane pulitissimo. È una di quelle che uso io, ne ho diverse che le uso soltanto io, non sono in vendita logicamente, perché nemmeno le ho rifinite. Guarda, c'è stata la buca di dietro pure aperta, tanto non è che mi serve di metterci il coperchio, è solo per me. E quando mi capita che devo fare delle cose, la prendo e mi esce il suono. Queste le appunto e basta, eh. Tanto per far capire. Non lo so se la camera mi ci arriva vicino, vicino abbastanza, io cerco di metterle in posizione e poi spiego di cosa si tratta, perché diciamo che è un po' abbiamo fatto una paraguata. Che poi ha funzionato. Allora, che cosa è successo?
Nel momento in cui, devo tornare indietro un attimo, nel momento in cui io taglio le tavole, taglio i legni, li taglio in un modo che mi devono fare una controtensione. L'anima c'è, la truth road, quella che dicono in inglese, l'anima, truth road, c'è. Quindi, se il manico dovesse piegare, c'è la truth road che va regolata. Il modo in cui io taglio le tavole mi fanno subito una controtensione, perché guardo le venature, il legno lo guardo, già so quello che c'è dentro. Se mi dai una tavola grossa, io guardo la tavola, quando la scelgo, so già quello che c'è dentro, ma questo è solo per una questione di tanti tanti anni di esperienza, nient'altro, non è che mica ve lo dice nessuno. A forza di taglia, dopo capisci come funziona il legno, e allora i tagli che faccio vanno tutti in controtensione, leggermente, in modo che quando io monto le corde, lo vedrete tra breve con l'altro basso, ma pure questo che è già finito, stesso sistema. Legno tagliato in una certa maniera, in pratica compensa la tensione delle corde, in modo che la truss rod praticamente sta lì dentro, ma solo se serve. Se non serve, sta là dentro, ma è meglio, perché è meglio che non influisce, perché la truth road, quando sta in tensione, praticamente fa da sordina, se ci capiamo. Fa da sordina, stoppa le vibrazioni. Quindi il legno automaticamente suona di meno. Se invece questa truth rod non influisce, non sta in tensione, il legno sta libero e ti rilascia tutte le vibrazioni, quelle che danno le corde. E se sente logicamente molto meglio l'espressione del musicista, quello non serve altro. Passiamo un attimo a quello che riguarda l'accordatura. Va bene, il ponte l'ho disegnato io, come dicevo prima, un ragazzo tornitore me l'ha realizzato sul mio disegno. Lui si chiama Fabio. Oddio, cognomi, io sono disgraziato con i cognomi, però si chiama Fabio e lavora in un'officina molto specializzata e sa usare le macchine a perfezione, perché insomma ecco il risultato è questo. E poi adesso spieghiamo un attimo la faccenda dell'accordatura, perché siccome è riuscita, allora mi piace che faccia un pochetto, come si dice, ci voglio fare un po' di spavaldaggine, perché ci hanno provato in tanti a fare il basso con la leva, con il tremolo, e hanno questo problema di accordatura. Allora, che succede? Che logicamente abbiamo speso un botto di soldi per comprare questo tipo di meccanica che praticamente blocca le corde. Vedi? Allenti la vite, infili la corda, stringi la vite e la corda rimane bloccata là dentro. Poi, logicamente, tu la corda la passi da qua
va sul ponte, vedi questi rulli, se li vedi, questi rulli girano, giusto? Questi non stanno fissi, questi cosini rotondi non sono fissati, sono rulli. La corda ci scorre sopra. Nel momento in cui agisci con la leva, che succede? Che il rullo gli va appresso. Qui sta bloccato, tu tiri giù la leva, ma nel momento che la leva la lasci, il rullo mi fa ritornare la corda lì dove stava, qua sta bloccata e il basso rimane cordato. Ho fatto una cosa semplice, che però mi ha funzionato. E quella contentezza, Allora, per chiunque voglia contattarmi per qualsiasi aiuto, per qualsiasi cosa, il mio numero di telefono è +39 3489 092 447. Su Facebook io sono Giovanni Frezza. La mia cagna cennava, poi sono tornato e non ci vedo manca cavolo, e poi sono tornato e poi sono tornato e porco Dio, 11 quintali di vino, che cazzo tu fai con la rotta? Così fai a girarella, senza manco chiusa cavola, a botte perde. E perde grazie al cazzo.